Benvenuti. Ci scusiamo per l'interruzione della normale programmazione del canale per darvi l'annuncio di tre notizie. Ansia! Guardate che bello il mio smalto nero. È nero, è molto nero. Oltre a questo, qualcosa di più importante. Questo è un cazzavite. E questo è un martello che ti finisce sulla testa. Assillata dai continui richiami per violazione di copyright, la nota youtuber Kyako-chan si è vista costretta a cambiare nome e identità. Il semplice nome Kia Rouge, con il quale ormai è maggiormente conosciuta, è purtroppo già in utilizzo da un ragazzo canadese che probabilmente impiega tale nick spacciandosi per lei allo scopo di vendere bagigie sotto il ponte di Baracca, dove c'è Kirin che fa la cacca. Fa la cacca dura dura. Il dottore la misura. La misura è 33. Per tale motivo, la scelta del nome è ricaduta su qualcosa di più effimero, di più ricercato e di più personale. Il nome del nuovo canale è Kia Rouge Live, dove potrete trovare una versione riveduta, corretta e più ordinata di quello precedente. Sì? Sì? Sì. Ok. Mi dicono dalla regia che comunque il canale Kyako-chan continuerà ad essere utilizzato come archivio per cover e altri video. È stata arrestata in nottata una giovane coppia di anziani in evidente stato di ebbrezza per schiamazzi notturni. Ci è stata rilasciata in esclusiva una dichiarazione sugli eventi. La parola a te, Romualdo. Ringraziamo per questo importante intervento e aggiungiamo che in futuro potrebbero esserci nuovi avvistamenti di questi due vecchi di merda. Non paga di aver seminato panico e terrore in solitario, Kia Rouge, di cui una foto, è ormai in fuga da un anno insieme ad un altro losco membro di YouTube, un tale Linkix. Questi individui hanno unito le forze per aprire insieme un canale Kia e Linkix, dove postano video dai contenuti dubbi e privi di senso. Attivi da ormai un anno, i loro video, il cui numero è in continuo aumento, si stanno ormai spargendo nella rete come un virus, con forza e potenza inarrestabili. Non è ancora stata trovata una cura per arginare questa espansione. Con quest'ultima notizia vi... Beh, cosa c'è? No, niente. Vi salutiamo e rimandiamo al prossimo video.